Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. L'avrete già capito, oggi siamo in compagnia di Huawei Mate 50 Pro, lo smartphone che nel 2022 ha riportato sul mercato la possibilità di avere un'ottica con apertura variabile, quindi con il diaframma variabile. Vi voglio portare almeno tre motivi per cui questo elemento è un elemento fondamentale per le camere anche dei nostri smartphone. No, non è solo una questione di profondità di campo, vedremo anche quella, vedremo che funzioni ha il diaframma, ma poi vi darò altri due motivi per cui spero di rivedere su moltissimi modelli del 2023 questa tipologia di funzioni. Ma prima vi parlo rapidamente dello sponsor di questo video. Ho potuto realizzare questo video col Mate 50 Pro grazie a Nando 75. Nando è un punto di riferimento per il ritiro e la rivendita dei vostri smartphone. Punto di riferimento su Roma e su tutto il territorio nazionale perché spedisce in tutta Italia. Con la caratteristica di avere degli smartphone usati praticamente sempre pari al nuovo, e lascerei parlare le immagini di questo video. Vi lascio il suo canale Telegram in descrizione, seguitelo anche su Instagram per rimanere aggiornati su tutte le novità. Se dovete acquistare un nuovo smartphone e intelligentemente state pensando di acquistare un usato, sapete dove andare. Per i neofiti intanto cerchiamo di capire rapidamente che cos'è il diaframma. È abbastanza semplice. Il diaframma è un sistema di lamelle presente all'interno della nostra lente, all'interno dell'ottica, che si apre e si chiude andando a regolare il passaggio della luce che va verso il nostro sensore. Quindi di fatto è uno di quei tre parametri fondamentali che vanno a regolare l'esposizione della nostra immagine, a renderla più luminosa o meno luminose. Maggiore l'apertura, maggiore sarà il passaggio di luce, minore è l'apertura, minore sarà il passaggio di luce. Quest'ultima è indicata attraverso un'unità di misura dei numeri che possono essere preceduti dalla lettera F o dalla lettera T in base alla scala della nostra ottica. Di solito sulle lenti fotografiche trovate la lettera F, su quelle cinematografiche la lettera T. Il concetto è sempre lo stesso: minore è il numero segnato sulla lente, sullo schermo del nostro smartphone riguardante il diaframma, maggiore è l'apertura. Quindi un F1.4 corrisponderà ad un'apertura molto grande rispetto ad un F8 che corrisponderà ad un'apertura più piccola. È abbastanza semplice. Come ognuno di questi tre parametri, ovviamente, ha anche poi delle ripercussioni estetiche sulla nostra immagine, che non sono soltanto legate alla luminosità in sé, ma ad altre tipologie di fattori. Il primo fattore su cui va ad influenzare il diaframma è quello di cui parlano un po' tutti quanti, specialmente in relazione a questo Huawei Mate 50 Pro, ovvero la profondità di campo. Quando andiamo a scattare la nostra foto con un qualsiasi altro smartphone, il diaframma è impostato sempre sull'apertura massima e non si può modificare. Quindi la profondità di campo rispetto a tanti altri fattori è impostata sempre al minimo. Ecco perché quando andiamo ad esempio a fare una foto ad un oggetto in maniera abbastanza ravvicinata, abbiamo una profondità di campo, ovvero lo spazio in cui la nostra fotografia è a fuoco, che è molto molto ridotta. Avendo la possibilità di regolare il diaframma, possiamo andare ad ampliare questa profondità di campo. Io vorrei che sia la lente che il corpo macchina fossero a fuoco e non soltanto la lente, entrerà meno luce nel nostro obiettivo, quindi gli altri parametri si dovranno regolare di conseguenza. Se proprio non sapete come funziona il meccanismo dell'esposizione, vi consiglio di vedervi qualche video se ne trova una bizzeffe. Comunque gli altri parametri sono gli ISO, il guadagno elettronico e i tempi. Entrambi contribuiscono a loro volta a far entrare maggior luce verso il sensore e quindi, utilizzando un diaframma più chiuso, basterà aumentare questi altri due parametri per riottenere un'immagine correttamente esposta. Questo è uno dei vantaggi e potremmo anche pensare che è un vantaggio abbastanza inutile, perché la lente dei nostri smartphone, il sensore dei nostri smartphone soprattutto, è così limitato, così piccolo, che la profondità di campo è un qualcosa che quasi non percepiamo nelle immagini che realizziamo. O l'elemento che riprendiamo è particolarmente vicino, direi da un metro in giù, o nel momento in cui già un soggetto si allontana più di un metro, tutta l'immagine andrà a fuoco, perché avendo il sensore piccolino, quest'ultimo anch'esso influisce sulla profondità di campo, non permettendoci di avere uno sfocato che invece è tipico delle macchine più professionali. In realtà non è così, ed è qui che subentrano gli altri due motivi che vi volevo portare in questo video e che rendono questo elemento assolutamente fondamentale anche sui nostri smartphone. Il secondo motivo è che il diaframma influisce anche sulla qualità della nostra immagine e sulla nitidezza di quest'ultima. Sì, perché quando noi andiamo a lavorare a massima apertura di diaframma,
ma come fanno tutti gli smartphone che non hanno questa funzione, ovvero tutti, è un po' come se sforzassimo la lente, obbligandola, tra virgolette, a lavorare anche con la parte più esterna del vetro che la compone. Questo come si traduce in risultato finale? L'immagine ha un diaframma molto aperto, nel caso di questo Huawei ad esempio f1.4 l'apertura massima, sarà meno nitida e più morbida anche nella parte a fuoco. Come potete vedere, non solo cambia la profondità di campo, ma nella zona a fuoco, laddove abbiamo utilizzato un diaframma più chiuso, l'immagine risulta più nitida. Per questo, perché la lente appunto lavora al suo meglio nella parte centrale del vetro, quindi ad un diaframma intermedio. Se vogliamo ottenere la massima nitidezza possibile dal nostro sistema ottico, dobbiamo lavorare in questo modo. E questo non è solo una questione di ok, ho un'immagine più nitida, potremmo dire anche chi se ne frega, sono abbastanza nitide anche quelle degli altri smartphone scattate a diaframma molto aperto. No, perché in alcuni generi fotografici questa cosa ha incredibilmente senso. Pensiamo al genere paesaggistico. 99,9% delle volte ciò che ci serve è il massimo della nitidezza, non c'è nessun gioco di sfocato, tutto è a fuoco nella mia immagine e quindi è buona norma utilizzare il sistema ottico al massimo della sua qualità anche in termini di nitidezza. Mentre con gli altri smartphone questo non possiamo farlo, qui possiamo farlo. Pensiamo al ritratto invece, ad esempio. Nel ritratto è proprio una scelta, secondo me, che rientra nelle scelte artistiche, perché io posso scegliere di scattare una foto in base alla tipologia di ritratto che sto facendo, in questo caso potrebbe essere una modella, un ritratto di moda, eccetera, eccetera. Posso scegliere volutamente di utilizzare l'apertura massima del diaframma perché voglio volutamente una resa più morbida, quindi non è solo una questione di messa a fuoco, posso volere avere solo la pupilla a fuoco del mio soggetto e già il naso averlo leggermente sfocato, questa è una tipologia di scelta, ma anche proprio una questione di riproduzione della pelle laddove la pelle è a fuoco. Viceversa, in tutt'altre tipologie di ritratto, magari street, magari di altro tipo, posso scegliere, per un mio gusto personale, di avere tutto il volto del soggetto a fuoco e nella maniera più nitida possibile in ogni dettaglio, perché voglio raccontarlo in una certa maniera. Quindi, grazie a questo smartphone, io posso iniziare a pensare anche a queste finezze che per chi fa fotografia non sono affatto finezze, ma sono cose fondamentali. Il terzo motivo che vi voglio portare è lato video e non fotografico. E per farvi capire ciò, andiamo a farci un giro fuori. Spesso mi capita di sentire alcuni di voi, alcuni mi scrivono, dicendomi che i video del proprio smartphone non sono perfettamente fluidi, magari sono un po' scattosi o hanno degli strani artefatti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo avviene proprio perché sui nostri smartphone, non essendoci un diaframma che regola la quantità e l'ingresso della luce, cosa succede? In situazioni come questa, molto molto luminose, l'otturatore, che è un altro elemento che regola l'esposizione del nostro video, si imposta in maniera sbagliata sui nostri smartphone, che poi tramite il software cercano di correggersi. Con i nostri smartphone possiamo girare a diverse tipologie di FPS, fotogrammi per secondo, le fotografie che vanno a comporre il nostro video. Solitamente lo standard più utilizzato è quello dei 30 FPS, quindi il nostro telefono scatterà 30 foto al secondo creando il nostro video. Per un valore di questo tipo, l'otturatore in maniera proprio matematica va impostato in un certo modo, in questo caso un 60esimo, esattamente il doppio. Se dovessimo girare a 25 fps sarebbe un 50esimo e così via. Perché però non possiamo impostare l'otturatore correttamente quando scattiamo con il nostro smartphone? Ve lo faccio vedere subito. Entriamo in modalità Pro e vediamo come si comporta. Lasciamo tutti i valori in automatico. ISO ovviamente sono al minimo in modo da catturare meno luce, il diaframma adesso lo lasciamo a massima apertura in modo da simulare quello che avviene su tutti gli altri smartphone dove il diaframma non si può muovere, quindi rimane a massima apertura, ed ecco qui il valore dei tempi, l'otturatore di cui vi parlavo, 1 su 11.420, quando in realtà, come vi ho detto, dovrebbe stare a un 60esimo, ma ovviamente con tutta questa luce, se io lo vado a posizionare a un 60esimo, ovvero il valore corretto, ecco quello che succede. L'immagine diventa totalmente bianca. Servirebbe un altro parametro che va a compensare e a diminuire il passaggio della luce, in modo che il parametro otturatore sia corretto e la fluidità del video sia buona. Il diaframma viene in nostro aiuto. Ora, su questo modello è ancora un po' acerbo e quindi arriviamo a un valore massimo, o meglio minimo, di chiusura del diaframma, che è di f4.
non è abbastanza per compensare tutta la luce, però vedete già come è migliorato il parametro dell'otturatore? 1 su 4000, mentre in prima era 1 su 11000. Quindi la possibilità di avere un diaframma con apertura variabile ancora più completo di questo primo esperimento fatto sul Huawei Mate 50 Pro, che poi in realtà non è il primo perché Samsung ci provò anni fa purtroppo abbandonando la cosa, ci permetterebbe finalmente di registrare i video in maniera corretta senza dover ricorrere all'uso dei filtri ND e quant'altro di cui vi ho parlato altre volte e che per ora sono praticamente obbligatori se vogliamo affrontare un lavoro video in maniera professionale con il nostro smartphone. Per questo video è tutto, io mi auguro di rivedere questo benedetto diaframma anche su molti altri modelli del 2023, vi ricordo che mi potete sostenere con un like o commentando questo video se avete dubbi, domande, vi rispondo sempre. Potete anche seguirmi sulla mia pagina Instagram e sulla mia pagina TikTok, dove posto spesso dei mini tutorial legati al mondo della smartphone photography. Date sempre un'occhiata anche a www.vincenzodecaro.com perché potete trovare qualche novità interessante, tra cui i miei preset Lightroom pensati appositamente per smartphone e ancora in offerta a 5 euro, disponibili sia per iOS che per Android, funzionanti sia su Lightroom Mobile che su Lightroom Desktop, grazie alla quale riuscirete a dare un look unico alle vostre immagini. E noi ci vediamo al prossimo video.